dei più gloriosi trionfi della grazia divina e senza dubbio la conversione di San Paolo, che la Chiesa celebra oggi con festa particolare. San Paolo era ebreo della tribù di Beniamino, fu circonciso l'ottavo giorno dopo la nascita e fu chiamato Saulo. Apparteneva come il padre alla setta dei farisei, setta la più rigorosa ma nello stesso tempo la più recalcitrante alla grazia di Dio. I suoi genitori lo mandarono per tempo a Gerusalemme alla scuola di Gamaliele, celebre dottore in legge. Sotto questa sapiente guida, Saulo si abituò alla più esatta osservanza della legge mosaica. Questo zelo fu quello appunto che fece di Saulo il persecutore più terribile dei primi seguaci di Gesù. Lo vediamo nella lapidazione di Stefano custodire le vesti dei lapidatori, non potendo far altro, non avendo l'età prescritta. Egli stesso però lapidava nel suo cuore non solo Stefano, ma tutti i cristiani, avendo in mente una sola cosa: sradicare dalle fondamenta la Chiesa di Cristo e propagare in tutto il mondo il giudaismo. Con questo zelo, quindi, non vi è niente da stupire se fu uno dei più fieri, anzi il più terribile ministro della persecuzione che inferì contro i cristiani di Gerusalemme. E ben presto fece scomparire i cristiani che colà si trovavano. Ma non pagò di ciò, chiese lettere autorizzative al sommo sacerdote per poter far strage dei cristiani rifugiatisi in Damasco. Qui però il Signore l'attendeva, qui la grazia divina doveva mostrare la sua potenza. Eccolo, sulla via di Damasco, accompagnato da arcieri, spirante furore e vendetta. Ma d'improvviso, mentre galoppa, una luce fulgida lo accieca, una forza misteriosa lo sbalza da cavallo ed egli ode una voce dal cielo che gli grida: «Saulo, perché mi perseguiti?» «Chi sei tu?» risponde Saulo, meravigliato e spaventato ad un tempo. Ed il Signore a lui: «Io sono quel Gesù che tu perseguiti. Che vuoi che io faccia, o Signore?» chiede Saulo, interamente mutato dalla grazia. «Va in Damasco», gli risponde il Signore, «colà ti mostrerò la mia volontà». Saulo si alza, ma essendo cieco si fa condurre a Damasco, dove rimane 3 giorni in rigoroso digiuno e in continua orazione. Al 3° giorno Anania, sacerdote della chiesa damascena, per rivelazione di Dio si porta nel luogo dove si trova Saulo, lo battezza e gli ridona la vista. Da quel momento Paolo è mutato da feroce lupo in docile agnello. La grazia di Dio opera in lui per formare il vaso di elezione, l'apostolo delle genti. Paolo, docile ai voleri di Dio, tanto crebbe nell'amore di Gesù che arrivò a dire: «Chi mi separerà dalla carità del mio Gesù? Forse la persecuzione, la fame, il sacrificio o la morte? Ah no, nella vita, nella morte, nel presente, nel futuro saranno capaci di separarmi da quel Gesù per cui vivo, per cui lavoro e col quale sono crocifisso. Egli sarà la mia corona, perché non sono io che vivo, ma è Gesù che vive in me». Il significato di questo evento risiede nell'importanza della conversione. Paolo, appena capisce di essere alla presenza di Dio, chiede infatti: «Signore, cosa vuoi che io faccia?» accettando subito di diventarne discepolo e di mettersi al suo servizio, comprendendo, grazie a quell'incontro, la mirabile verità della inscindibile unità di Cristo con i credenti. Nelle sue lettere, Paolo metterà in chiaro la sua anima, estasiata dal miracolo che si è compiuto sulla via di Damasco. Una vera e propria grazia, in grado di illuminare la sua vita, e che l'apostolo cercò poi di convertire con la gente. La conclusione di San Paolo, infatti, che Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo.
Appunto per questo ho trovato misericordia. In me specialmente ha voluto Gesù Cristo mostrare tutta la sua longanimità, affinché io sia di esempio per coloro che nella fede di Lui otterranno d'ora innanzi la vita eterna. La conversione è il primo passo, quindi, per comprendere la grandezza e la benevolenza del Signore, giunto tra gli uomini per salvarli, con divina misericordia. Nella prima lettera ai Romani, Paolo scrive: Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne, costituito figlio di Dio, con potenza secondo lo spirito di santificazione, mediante la risurrezione dei morti, Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome. E tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A quanti sono in Roma, diletti da Dio e santi per vocazione, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Preghiera a San Paolo. O Santo Apostolo, che con la tua dottrina e la tua carità hai ammaestrato il mondo intero, volgi benigno lo sguardo sopra di noi, tuoi figli e discepoli. Tutto aspettiamo dalla tua preghiera presso il Maestro Divino e presso la Regina degli Apostoli. Fa, o Dottore delle genti, che viviamo di fede, che ci salviamo per la speranza, che sola regni in noi la carità. Ottienici, o vaso di elezione, docile corrispondenza alla grazia divina, affinché essa in noi non rimanga infruttuosa. Fa che possiamo sempre meglio conoscerti, amarti, imitarti, che siamo le membra vive della Chiesa, corpo mistico di Gesù Cristo. Suscita molti e santi apostoli, passi sul mondo il caldo soffio della vera carità. Fa che tutti conoscano e glorifichino Dio, il Maestro Divino, via e verità e vita. E tu, o Signore Gesù, che conosci come non abbiamo fiducia alcuna nelle nostre forze, per la tua misericordia, concedici di essere difesi contro ogni cosa avversa dalla potente intercessione di San Paolo, nostro Maestro e Padre. Amen. Se il video ti è piaciuto, metti un like. Contribuisci anche tu a diffondere la parola di Dio. Iscriviti al canale, attiva la campanella e inizia a condividere la parola di Dio con tutti i tuoi amici. Grazie di esistere.